16 incontri all'insegna del gusto. Sono quelli in programma nella provincia di Pesaro Urbino dal 20 ottobre al 1 dicembre, nell'ambito di un'iniziativa che vede in prima fila l'associazione Ristor Italia e che a sua volta è parte integrante di un progetto più ampio finanziato dall'assessorato all'agricoltura della regione Marche. Nome in codice Dalla Vigna alla Tavola, con l'obiettivo di far fare un ulteriore balzo in avanti alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio. 23 le cantine marchigiane coinvolte, 18 invece i produttori di tipicità. Tutti insieme, spalla a spalla, in un viaggio alla scoperta dei sapori più genuini, in compagnia di chef, sommelier, produttori e vignaioli. In tempi purtroppo non favorevolissimi, quali quelli del Covid, non ci siamo battuti completamente, nonostante le difficoltà. Abbiamo cercato di capire quali potessero essere poi le pratiche da sviluppare, i progetti, nel momento in cui saremmo poi riusciti a uscire. E quindi questo è uno dei progetti importante. Abbiamo avuto modo di lavorare a 6-8 mani con dirigenti della Regione Marche che ci hanno dato piena disponibilità subito e favore. Assieme soprattutto all'assessore vicepresidente Carloni abbiamo sviluppato questa, diciamo, volontà di riportare subito in auge la forza del territorio, quindi dalla vigna alla tavola, e questo collegamento tra produttori e gli utilizzatori, che siamo noi ristoratori, baristi piuttosto che albergatori, che devono dimostrare ai clienti di conoscere il proprio territorio, conoscere i prodotti e portare fuori in maniera importante quello che è lo storytelling del territorio, perché poi abbiamo delle perle straordinarie ma spesso non riusciamo a raccontarle. Tutti i 16 locali che hanno aderito a questa manifestazione, dove si svolgeranno, oltre all'incontro con il territorio, con la cucina e con i vini del territorio, ci sarà anche sicuramente la presenza di sommelier che spiegheranno eventualmente quali sono le case vinicole, cosa producono, cosa fanno, anche per dare informazione un pochettino alla platea che verrà nei nostri ristoranti e che verrà a vedere eventualmente cosa si può proporre con i prodotti del territorio e con i vini del territorio. Fano, Pesaro, Cartoceto, Novilara e Acqualagna. È qui che avverrà l'incontro tra aziende vitivinicole e ristoratori della provincia. Al cuore di tutto, ancora una volta, vi è la voglia di dare un ulteriore impulso al turismo per rilanciare e rafforzare il brand Marche anche attraverso la destagionalizzazione e la proposta di nuove esperienze. Questo è l'obiettivo, penso, primario, cioè di non lavorare solo, concentrare il lavoro solo durante l'estate, che chiaramente è un lavoro per noi importante, però allungare, diciamo, questo periodo magari fino a dicembre, che poi incominciano tutte le feste natalizie. È chiaro, per dare continuità al nostro lavoro che in questo periodo sicuramente ha subito dei forti danni. È il primo passo di una lunga serie che vorremmo fare, e devo dire che questa esperienza, dove abbiamo avuto il doppio delle richieste rispetto al budget stabilito e abbiamo potuto finanziare, grazie insomma a un impegno della Giunta che ha raddoppiato il budget, 21 progetti in tutte le Marche, che hanno dato vita a 341 serate di promozione dei vini marchigiani, delle cantine marchigiane, con una forte connessione tra gli imprenditori agricoli e i ristoranti. In passato molto spesso i ristoranti marchigiani sono stati a volte gli unici a non promuovere le cantine, e viceversa i cantinieri, i produttori non si fidavano dei ristoranti perché consideravano il vino marchigiano di basso livello, e invece noi abbiamo dei vini di grandissima qualità che dobbiamo orgogliosamente rivendicare, spiegare ai clienti, ai turisti, e venderli meglio. E quindi questo progetto mette insieme questi due ingredienti e fa sì che nei ristoranti si parli delle Marche, non di altre regioni. Vorremmo non solo continuare su questa strada, ma rilanciare il tema dell'enoturismo, che nelle Marche ha una grande possibilità, potrebbe diventare un traino della nostra economia, e abbiamo presentato a questo proposito una legge che verrà approvata dal Consiglio prossimamente proprio sull'enoturismo, e crediamo che portare i turisti a fare un'esperienza attraverso le cantine sarà il futuro del turismo marchigiano.